Giuseppe Castellini, giornalista, analista economico e politico. Quale sinistra per l'Umbria e per Perugia? Ma sicuramente una sinistra che fa riferimento ai propri valori, che oggi declinati nella condizione attuale, che secondo me oggi riguardano soprattutto il livello di disuguaglianza, la sparizione del ceto medio, che è conseguenza di questa esplosione della disuguaglianza. Siamo arrivati ai tempi, una disuguaglianza così alta c'era stata solo ai tempi della Belle Époque, e quindi la possibilità di fare delle cose inclusive, perché la resistenza che spesso c'è anche a molte riforme è che le persone pensano che ogni riforma significa un peggioramento non solo immediato delle proprie condizioni, ma anche e soprattutto futuro, e quindi non c'è, è come se a un ragazzo gli dici studi 20 anni e poi non troverai lavoro. E invece la sinistra deve farsi carico di politiche di modernità, di vera modernità inclusiva. Quindi poter fare anche dei sacrifici, poter cambiare anche le nostre impostazioni di vita, il nostro modo di studiare, il nostro modo di formarsi, però poi essendo inclusi in un processo di sviluppo e non restandone fuori. I dati oggi da questo punto di vista, soprattutto in Umbria, sono drammatici. Questa è una regione che rispetto alla media nazionale in 20 anni ha perso 17 punti di PIL per abitante. Non che l'ha persa in assoluto, l'ha persa rispetto alla media nazionale. Non a caso è una regione che è tra le prime d'Italia, mi sembra la prima d'Italia, per indice percentuale di persone tra 25 e 40 anni che se ne vanno o all'estero o in altre regioni. Chiaro, la sinistra su questo deve, quindi politiche da un lato di sviluppo e dall'altro però di uno sviluppo inclusivo. Se metti insieme queste due cose la sinistra può vincere, se no continuerà a perdere. Grazie.